discipline. Un percorso espositivo sulle illusioni ottiche e quattro nuovi laboratori al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, così l'Università di Firenze festeggia la Giornata Internazionale della Luce. Sara Polica. Si tratta di un'immagine che, vista a una certa distanza, sembra un corridoio che sembra entrare dentro la parete, ma in realtà, quando ci avviciniamo, ci accorgiamo che questa è una figura tridimensionale che invece si proietta verso l'osservatore. Forme impossibili, effetti tridimensionali, oggetti in movimento, un viaggio nel mondo delle illusioni ottiche attraverso il disorientamento percettivo della realtà. Le illusioni che traggono in inganno la mente sono una specie di esperimento per riuscire a capire come funziona la visione umana. L'Università di Firenze festeggia la Giornata Internazionale della Luce con un percorso espositivo allestito nei locali della Facoltà di Fisica e Astronomia dal CNR, dedicato proprio alle illusioni ottiche, dal titolo evocativo Illuminare la mente, che mostra l'importanza della luce nei campi della scienza, della cultura e dello sviluppo sostenibile. Il fatto che proprio qui al Polo di Sesto ci sia questo importante evento, testimonia proprio questo impegno dell'Università di Firenze per esserci e essere protagonista insieme appunto alla città e ai cittadini. Un percorso che non è solo scientifico, ma anche artistico, come dimostrano le opere dello scultore di luce Fabrizio Corneli. La cosa che mi affascina di più è che praticamente sono costretto a fare lavori che continuamente si ricreano, sono fluidi. La luce è una sorgente e quindi continuamente ricrea il lavoro d'arte.